Partire dal passato per conoscere meglio il presente e programmare un futuro migliore. E questo l'intento del terzo caffè della responsabilità organizzato dallo spazio della responsabilità di Napoli. Ieri, nella sede di Via Bernini al Vomero, i tanti partecipanti all'evento hanno discusso di sostenibilità nella catena di fornitura. Si è partiti da una rilettura dell'azienda olivettiana. Poi si è cercato di sviscerare quella che fu la visione di Adriano Olivetti per cercare di fornire strumenti alle nuove generazioni di imprenditori per vincere sfide più importanti nel futuro. Ad introdurre il dibattito Raffaella Papa, ideatrice del progetto. Sicuramente il tema fondamentale è sempre la condivisione. Come nel forum, che è un tavolo multi-stakeholder e che vuole mettere insieme diverse parti sociali per condividere un approccio nuovo nella risoluzione delle criticità, così anche il caffè vuole aggregare imprenditori, professionisti, ma anche cittadini e studenti per disquisire insieme su quelle che possono essere le opportunità nel un approccio diverso a quelle che sono le difficoltà che ogni giorno affrontiamo nella nostra città, ma nei nostri territori in generale. Nello specifico oggi affrontiamo il tema della supply chain, quindi della possibilità di andare a traslare gli approcci sostenibili e responsabili delle imprese non soltanto all'interno della propria dimensione aziendale, ma anche lungo tutta la catena di produzione del valore, in maniera tale che questo approccio positivo vada a coinvolgere e a integrarsi in tutte le aziende che fanno parte di una filiera, con delle ricadute positive sul territorio, sull'ambiente, sulle persone, cercando appunto di andare a costruire poi quella giusta cultura che non è soltanto delle imprese, ma è del modo di concepire la crescita del territorio. Ieri sera tra i relatori era presente anche Franco Savastano, presidente della sezione Centro-Sud di Adaci, l'associazione responsabili di acquisto e supply chain management. Il Mezzogiorno è una fucina che non è stata ancora ben utilizzata e quindi noi siamo, come Adaci, ci siamo a livello di aziende, ci siamo a livello di istituzioni, ci siamo a livello anche di università. Dal sud stiamo risalendo verso il nord e quindi stiamo responsabilizzando i giovani e meno giovani, perché questo paese si salva soltanto facendo rete in termini proattivi, in termini professionali, in termini di credere in un futuro che ci accomuna tutti, e sono qui per questo, per poter condividere questo tipo di approccio, per collaborare, per competere come abbiamo fatto altre volte. Comunicare idee è importante, bisogna farlo nella maniera più diretta, ne è convinto il professor Alfonso Siano, docente di scienze della comunicazione. Un organismo del genere coinvolga la business community, quindi coinvolga imprenditori, consulenti, manager, docenti universitari, quindi sicuramente è un luogo di contaminazione. È un luogo di incontro di idee, anche di scontro di idee, perché in fondo credo che possa alimentare dibattiti, possa alimentare posizioni convergenti, anche se con difficoltà di linguaggi e di prospettive che possono essere differenti in partenza. Quindi mi aspetto un contributo di avanzamento sulla base di stimoli che vengono da diversi campi, da diverse sensibilità. Ecco, questo credo che sia un po' il succo della mia idea su questo tipo di esperienza